sinistra, a un certo punto non ne avevo più. Ho visto che non c'era più l'ombra della ruota. Ho dovuto mollare. Adesso... Attenzione, c'è un nuovo attacco di Pantani. Attenzione, attenzione, attenzione. È il momento decisivo. Pantani scatta. Tolkov si è seduto. L'ennesimo scatto adesso... è stato decisivo. Ho perso la sua scia. Non ne avevo proprio più. 1100 metri al traguardo. Siamo ormai a 700 metri dal traguardo e continua ad alzare sui pedali Marco Pantani. Tolkov adesso è in pratica un chilometro dal traguardo della linea. Sono sicuro. Ed eccoci con Pantani ormai sul rettilineo finale. Marco Pantani vince, trionfa, alza le braccia al cielo. Sul traguardo di Monte Campione c'è l'incoronazione del pirata. Il Giro d'Italia è finalmente suo. Sul podio di Milano, Pantani è sul gradino più alto, vestito di rosa. E il ciclismo italiano è in festa. Mi ricordo che gli dissi, guarda dai, se vinci mi faccio biondo, no? Che poi io ai miei capelli ci tengo, li ho sempre voluti abbastanza sul lungo. Ma la devozione è senza limiti. Vai, 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 vai. Tutti i compagni di squadra si tagliano i capelli a zero, a immagine e somiglianza del loro capitano. È stata una bella cosa, però per lui si faceva tutto. Pantani dedica il suo trionfo a Luciano Pezzi, grande vecchio del ciclismo italiano gravemente malato. Il loro sogno comune è il Tour, ma Luciano Pezzi non ci arriverà. Muore pochi giorni prima della partenza e il pirata parte per la Francia con un grande dolore nel cuore. Vedere questa spinta mi dà una grande emozione. Era come un padre Luciano per Marco e poi gli trasmetteva tutta la sua esperienza che ha avuto in tutta la sua vita sportiva Luciano, perché dai tempi era da gregario di Coppi fino al direttore sportivo di Gimondi e altri atleti. Quando comincia il Tour de France 1998, i favoriti d'obbligo sono due. Il campione in carica Jan Ullrich, nuovo Kaiser del ciclismo mondiale, e Marco Pantani, attesissimo dopo le imprese del Giro. Il cronoprologo a Dublino lancia segnali confortanti per Ullrich e pessimi per Pantani che in 5 km e mezzo perde 43 secondi da rivale. Era partito come se era una scampagnata, difatti in 6 km prese 40 secondi e tutti lo criticarono perché dicevano è già soddisfatto della vittoria al Giro, non si è allenato, così. Invece no, perché io mi ero allenato con lui in quel periodo dal Giro al Tour e mi ricordo che mi ha sfinito. La situazione per Pantani peggiora ancora di più dopo la settima tappa. Una lunga cronometro vinta da Ullrich e in cui il pirata perde 4 minuti e 21 secondi. Si aspettava un tour scoppiettante. Sta diventando una corsa monotona, dominata da Ullrich e dalle polemiche sul doping che coinvolgono vari corridori. Non si riusciva più a vivere, era diventato comunque un mondo molto,
mondo, come si respirava aria pesante. Finalmente arrivano le montagne e sui Pirenei comincia la rimonta del pirata. È il 22 luglio. Sulla salita di Plateau de Beille, il pirata decide di attaccare. Mancano 13 chilometri all'arrivo quando Pantani se ne va. Eravamo all'inizio della salita, Ulrich forò 2 chilometri prima e lui non l'aveva visto, stava per attaccare, l'ho preso per la maglia e gli dicevo: oh, aspetta che rientra Ulrich, fa perché? Ha forato. Dopo che è rientrato, attaccalo, sennò sembra che l'hai attaccato, che ha forato. Lui non l'aveva visto. Aspettato un po', che, e poi pam, gli ha piantato uno dei suoi scatti micidiali. In montagna è impossibile tenergli testa. Non lo riprende più nessuno. Ulrich stavolta non vince. Anzi, perde 1:40. Il distacco tra Ulrich e Pantani comincia ad assottigliarsi. La mattina dopo mi ricordo che un gregario di Ulrich mi viene lì e fa: voi furbi, eh? 2 minuti oggi, 2 minuti domani, piano piano. Ci venite vicino alla maglia, a aiutare a controllare la corsa, mai. E io diplomaticamente fa: noi puntiamo sulle vittorie di tappa, il giro non ci interessa. E invece... Quando arrivano le Alpi, Pantani ha ancora 3 minuti di ritardo da Ulrich. Per vincere ci vuole un'impresa leggendaria. La tappa adatta è la 15ª, quella che arriva alle Des Alpes il 27 luglio. E sapevamo che lì dovevamo fare la differenza. La tensione anche da parte nostra, a differenza delle altre volte dove cercavamo di tenere tutto molto calmo, era alta. Provavamo a nasconderla, però era pressoché impossibile. Eravamo in luglio, ma per me era una giornata invernale. Acqua tutto il giorno, freddo. Però lui, quando stava bene, non c'era acqua o vento caldo che teneva. Quando comincia la salita del Galibier, il primo ad attaccare è Luc Leblanc. Scatta nuovamente Leblanc mentre accelera Ulrich. Poi Ulrich in seconda posizione, arriva Pantani. Potrebbe partire Pantani. Eccolo, difatti parte. Ecco, parte Pantani. Attenzione, l'atteso scatto di Pantani. E non risponde Ulrich. Non risponde Ulrich. Aspetta Leblanc, si è voltato, ha rallentato, ha capito che Luc Leblanc può essere in grado di dargli una mano. Adesso qui comincia veramente la parte più difficile della Galibier. Pantani ha fatto il vuoto. Su un attacco di Leblanc, lui ha risposto e si è accorto che era riuscito a staccare Ulrich, e quasi quasi non sapeva neanche lui se aspettare che rientrasse oppure provare da lontano così. Quando Pantani attacca, mancano più di 50 chilometri all'arrivo. Ulrich ha sofferto moltissimo il Galibier. All'imbocco del Galibier il Panta ha cominciato a scattare. Lui ha provato una prima, una seconda volta di tenerlo, poi non ce l'ha fatta. Attenzione, vedete che è in difficoltà. Ulrich è in difficoltà. Grande, grandissimo Pantani. Quando questo ragazzo scatta, non c'è niente da fare. Pur non avendo nessuna ruota, ogni tornante per lui era uno scatto. Io ero in cima al Galibier a aspettarlo. Tutti impazziscono per questa grande, splendida, indimenticabile azione di Marco Pantani. Avevo una mantellina da passargli per affrontare la discesa più tranquillamente, per non prendere freddo.